A Pescara stop al pagamento della Tari per i titolari di bar, ristoranti, negozi e di tutte le attività che a causa della pandemia da Covid-19 si sono fermate in questi mesi. La prima rata della tassa sui rifiuti prevista per fine marzo per il momento verrà sospesa. La decisione è stata assunta durante la riunione di maggioranza presieduta dal sindaco Carlo Masci con assessore e consiglieri comunali. La delibera è già pronta, conferma al TG8 l'assessore Eugenio Seccia. Si tratta di un'agevolazione rivolta ai commercianti, alle partite IVA che sono rimaste chiuse volontariamente o per norma, che ovviamente non hanno potuto avere introiti. A costoro già a novembre era stata rinviata al 30 fine marzo sostanzialmente il saldo dell'ammontare Tari 2020, quindi verrà sospeso questo saldo, verrà sospesa la prima rata del 2021, calcolato ovviamente per l'annualità 2021, e praticamente sarà data la possibilità eventualmente nel corso dell'anno anche di eventuale riduzione, però non ci siamo spinti oltre perché aspettiamo dei provvedimenti dal governo che vada in qualche modo anche a ridurre quella che è l'importo totale della Tari da corrispondere, così come è avvenuto nel 2020. Questo ovviamente permetterà alle imprese di avere un ossigeno finanziario, perché non esborsando soldi che tra l'altro neanche hanno incassato permetterà di respirare, e ovviamente contiamo che durante l'anno ci sia anche un beneficio di carattere economico a fronte di una eventuale riduzione che ovviamente dipenderà dagli stanziamenti del governo, ristorando anche il comune di Pescara. Quindi contate di andare in qualche modo a ripianare quale somma? Circa 1.200.000 euro, questa è la stima che viene fuori, che si accolle il Comune di Pescara anticipando quelle che sono le spese dell'igiene ambientale. È ovvio che noi pagheremo degli interessi, costerà alla collettività degli interessi, ma mi sembra un atto che va fatto per aiutare una categoria che sta soffrendo oramai da un anno dall'inizio di questa pandemia, mentre le famiglie ovviamente non è possibile fare questa riduzione perché il Comune di Pescara, come sappiamo, è anche in anticipazione di cassa, dobbiamo tenere in equilibrio sia i conti del comune e ovviamente andare a beneficio della città.